Bentrovati ad una nuova puntata di Belluno Economia. Quest'oggi andiamo nella sede della Fedon, di questa nota azienda del territorio bellunese, perché proprio la Fedon, in collaborazione con il FAI, Fondo Ambiente Italiano, ha proposto la presentazione della tesi di laurea della dottoressa Eleonora Dalpaus dal titolo Il Palazzo dei Rettori di Belluno e il suo architetto Giovanni Candi. Sentiamo i dettagli nel servizio. Ci troviamo qui perché ho avuto così la fortuna di incontrare la segreteria dell'Associazione Industriale di Belluno, dove avevo proposto di poter collaborare insieme nel presentare le manifestazioni del FAI, il programma del FAI, anche con la Confindustria di Belluno. E la Confindustria mi ha dato un elenco di aziende con sale disponibili per poter presentare le tesi di giovani laureati del territorio bellunese. Siamo venuti qui alla Fedon Spa, in questa bella sala che si chiama The Mind Gym Fedon, che tradotta vuol dire la palestra della mente, che è molto interessante, quindi mi piace così ribadirlo. Il 9 maggio abbiamo iniziato questa collaborazione con il mondo dell'impresa, ospiti della ditta Fedon qui a nella zona industriale dell'Alpago, con una giovane laureata proprio di Fara d'Alpago, Eleonora Dalpaus, che ha presentato la sua tesi che riguarda il Palazzo dei Rettori, oggi sede della prefettura della provincia di Belluno. È stato un bel successo perché la sala era gremita e quindi con questa opportunità che ci ha offerto il mondo dell'impresa, noi cerchiamo di divulgare su tutto il territorio della provincia di Belluno questo aspetto. Quindi utilizzare la capacità di questi giovani laureati che hanno studiato, diciamo, per 3-5 anni, con questo utilizzo di queste sale, noi riusciamo a divulgare in maniera capillare il verbo del FAI. Beh, adesso conosciamo l'autrice di questa tesi, si può presentare? Sì, allora sono Leonora Dalpaus, sono una studentessa di storia dell'arte all'Università degli Studi di Udine. Mi sono laureata nel 2016 in conservazione dei beni culturali con una tesi sul Palazzo dei Rettori e sul suo architetto Giovanni Candi. Perché ha scelto questo palazzo? Ho scelto questo palazzo perché innanzitutto per, diciamo, far conoscere anche fuori di Belluno quelle che sono le realtà artistiche della provincia e poi perché il Palazzo dei Rettori è uno dei più rappresentativi a livello artistico e architettonico di tutta la provincia di Belluno. E fa parte un pochino della catena di potere della Repubblica Certo, Veneziana. sì, perché il Palazzo dei Rettori di Belluno è appunto era sede dei rettori di Venezia, che appunto venivano dalla città di Venezia per amministrare il territorio della terraferma, insomma. Certo, Quindi era un palazzo di potere, ma anche ospitava le famiglie dei rettori. sì, perché appunto negli atti il palazzo viene adibito anche a residenza dei rettori. Ha avuto difficoltà nel reperimento delle fonti di informazione? Non particolari difficoltà, anche perché appunto partivo dal libro di Marco Perale sul Palazzo dei Rettori di Belluno del 2000, quindi piuttosto recente, e da lì sono appunto ho ripercorso tutte le tappe che hanno portato appunto alla creazione di questo libro consultando anche le fonti. Sono andata appunto in biblioteca, nella Biblioteca Civica di Belluno, ho visionato alcuni scritti e appunto ho cercato di ricostruire tutto quello che era riguardante la storia del Di palazzo. tutte le fonti le ha trovate in provincia. Sì, e per quanto riguarda qualche informazione sull'architetto a Venezia, comunque sono stati reperibili attraverso i siti istituzionali in internet, insomma. Quanto tempo le ha richiesto questa tesi? Allora ho cominciato a consultare i materiali a marzo del 2016 e mi sono laureata nel novembre 2016, quindi 4-5 mesi. Per quale motivo la Fedon si presta a questa iniziativa del FAI? L'iniziativa del FAI è una delle iniziative che noi amiamo e abbiamo il piacere di ospitare,
in questa sede che abbiamo chiamato la palestra della formazione, la palestra della cultura, The Mind Gym, la palestra della mente. Perché nasce questa sala? Ovviamente per imparare di più, sia per le persone nostre che partecipano a queste iniziative e apprendono, e anche per ospitare chi ha piacere di venire da noi, molto motivati sul territorio. A noi piacerebbe unire anche chi ci sta intorno, per esempio le aziende vicine, che molto spesso le troviamo convivere con noi e che poi finisce come in certi condomini di non conoscersi. Quindi fare un'attività nostra, un'attività di territorio e un'attività di cultura sì, ma di conoscenza. Cultura come conoscenza, che è la strada per fare le cose, qualsiasi cosa. E raggiungere l'eccellenza, come dice la scritta dietro le sue spalle? Beh, la scritta come sempre vuol significare. Diciamo che tramite la cultura c'è la cultura del lavoro, c'è la cultura dello studio, c'è la cultura del fare, c'è la cultura del sapere, c'è la cultura della semplicità, che fra l'altro bisogna recuperare, c'è la cultura del parlare, c'è... la cultura è tantissimo, è la sommatoria del sapere umano. E si conclude così questa nostra puntata di Belluno Economia. Arrivederci alla prossima settimana. Thank you.